Bentrovati a questa edizione di TG Giorno, apertura dedicata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Viareggio del piano degli Arenili, il piano degli interventi possibili all'interno degli stabilimenti balneari. Il Consiglio Comunale di Viareggio ha dato il via libera all'adozione del piano degli Arenili. Con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, nelle cui file si registravano anche diverse assenze, si è aperta la strada al nuovo PUA. Adesso 60 giorni di tempo per le osservazioni e poi di nuovo in aula per l'approvazione definitiva. Uno strumento atteso da molti anni dai balneari di Viareggio che dovrà governare l'Arenile, sia quello dato in concessione agli stabilimenti che quello adibito a spiaggia libera. La ratio seguita è il minor consumo di suolo possibile, agevolando strutture non impattanti, quindi interrate o seminterrate, per trasportare al di sotto dei vagoni delle cabine alcuni dei servizi offerti. Ok a nuove aree per i clienti a servizio di bar e ristorazione, ma purché non impediscano la vista del mare. Nessuna nuova costruzione per strutture residenziali o ricettive. È un piano estremamente rispettoso dei coni visivi e quindi della possibilità di vedere dalla passeggiata le spiagge e il mare e dà la possibilità a tutte le strutture che vorranno investire sulle proprie attività di farlo per migliorare ulteriormente l'offerta turistica in favore dei turisti e dei visitatori. Quindi è un piano molto atteso, è un piano che consente investimenti mantenendo la tutela di quello che è il nostro bene primario, ovvero il paesaggio, e in pieno rispetto del PIT paesaggistico regionale. Un piano che arriva in un momento storico di totale incertezza per i balneari. Con la prospettiva delle aste degli stabilimenti nel 2024, molti concessionari hanno già rinunciato a quegli investimenti programmati che lo stesso PUA finalmente favoriva. Eppure l'assessore Pierucci lo ritiene proprio per questo ancora più fondamentale. Perché non permetterà anche in futuro di stravolgere quello che è l'impianto tradizionale dei nostri stabilimenti. Non si potranno prendere più concessioni e stravolgere l'impianto degli edificati, le cabine, i vagoni. Noi diamo delle discipline che dovranno essere osservate e mantenute anche in futuro, indipendentemente da quelle che saranno le gestioni. Per cui io credo che sia uno strumento di tutela, anzi, di tutela del territorio, di tutela degli operatori e di tutela della tradizione balneare del comune di Viareggio, che ha un'importanza fondamentale per il nostro territorio. E adesso veniamo all'andamento del contagio e ai dati anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. I nuovi casi registrati in Toscana sono 370 a fronte di 380.780 test effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è sceso allo 0,95%. In provincia di Lucca i nuovi contagiati sono 28. E a Massa c'è stato un summit tra la regione, i comuni di Massa, di Carrara, la provincia e la sottosegretaria alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, per la questione delle bonifiche del SIN di Massa Carrara, un sito altamente inquinato. Il tour dei superluoghi e i SIN, siti di interesse nazionale, da parte della sottosegretaria alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha preso il via dal SIN di Massa Carrara, uno la cui bonifica risulta tra le più complicate del panorama toscano. Insieme alla sottosegretaria erano presenti l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni, oltre al prefetto di Massa Carrara, il presidente della provincia e i sindaci di Massa e di Carrara. La questione della bonifica dei siti altamente inquinati, secondo quanto dichiarato dalla sottosegretaria, deve essere centrale per poter ragionare concretamente di transizione ecologica. Non possiamo assolutamente avere la presunzione di parlare di transizione ecologica, transizione energetica, transizione ambientale, senza mettere al centro le bonifiche, perché si deve partire proprio dai territori da bonificare. Quindi questo è un punto di partenza imprescindibile per la transizione ecologica. Tempi stretti, secondo l'assessora Monni, per l'approvazione del progetto definitivo, dato che i finanziamenti per le bonifiche scadranno nel mese di dicembre. E le cose che abbiamo chiesto sono l'approvazione rapida del progetto definitivo che è stato consegnato giovedì scorso, perché è necessario procedere rapidamente a fare la gara per l'affidamento dei lavori, perché i 22 milioni e mezzo stanziati per le bonifiche di questo sito, che abbiamo anche rilevato non essere sufficienti a coprire le intere bonifiche, però noi abbiamo una data di scadenza
che è il 2022, data entro la quale dobbiamo assolutamente bandire la gara, perché questi soldi, questi 22 milioni e mezzo, sono fondi FSC e quindi vanno stanziati in gara entro quella data. La preoccupazione condivisa è quella che il tema delle bonifiche rischi di diventare la Cenerentola della transizione ecologica, dato che per le tempistiche della loro realizzazione non possono essere inseriti tra i finanziamenti del PNRR. Soddisfazione per questo primo incontro è stata espressa dai rappresentanti di province e comuni, che hanno ribadito l'urgenza di tempi certi per l'avvio dei lavori. Un nuovo incontro per fare il punto della situazione è stato fissato per la fine di gennaio. Presentato nella sala degli specchi di Palazzo Orsetti a Lucca il cortometraggio di Roberta Mucci Come un uragano senza identità, dedicato contro la violenza sulle donne. Una donna succube di un marito violento e il difficile percorso tra paure, relazioni familiari e amicizie per uscire dal tunnel della sopraffazione, denunciare i fatti alla polizia e riconquistare una vita normale. È il soggetto del cortometraggio di Roberta Mucci, Come un uragano senza identità, ispirato ad una storia reale che sarà proiettato in prima visione al Cinema Astra giovedì 25 novembre alle 17.30, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il cortometraggio è stato presentato a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini, dal commissario capo della Questura di Lucca Fabio Scalisi, da Silvia Selmi dell'Associazione Luna, oltre che naturalmente dalla regista. Io tutti i giorni leggo quotidiani, ascolto il TG e quasi tutti i giorni si sente parlare di un caso di femminicidio. Io credo molto in quello che riesce a comunicare l'audiovisivo. E quando Franco Arena mi ha raccontato una storia realmente accaduta, è accaduta qui in Toscana, che mi ha colpito molto, ho deciso di realizzarne un cortometraggio per far riflettere e sensibilizzare le coscienze su quello che è un argomento ancora troppo presente nella nostra società. È una storia questa che si basa molto sull'equivoco e su quello che la nostra mente riesce a stravolgere in base alle proprie emozioni. Questo è quello che succede al personaggio principale di questa nostra storia. Accecato da una gelosia morbosa, commette un atto che alla fine è irreparabile, che è quello poi che succede nella realtà, anche se a volte la realtà supera la fantasia dello sceneggiatore. Restiamo ad occuparci del tema della violenza contro le donne, tema che sarà sviscerato nella giornata mondiale del 25 novembre. In previsione di questa giornata, a Viareggio è stata inaugurata una mostra allestita da Amnesty International. A corollario degli incontri previsti per il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, all'interno dei locali della Biblioteca Comunale di Viareggio è stata allestita la mostra Com'è rivestita. L'esposizione, curata dal gruppo Amnesty International 091 Versilia, presenta 17 foto per altrettante storie di abusi ai danni di donne in Italia, degli abiti che le vittime indossavano al momento della violenza subita. Amnesty perché ha scelto di portare in occasione del 25 novembre questo tipo di messaggio? Perché ha nella sua prospettiva da qui al 2030 una delle priorità sono proprio i diritti delle donne e i diritti di genere. Per cui questa è una testimonianza molto importante su come i diritti vengono violati, i diritti di donne prima di tutto, al di là anche della violenza, perché oltre alla violenza in tribunale si continua a portare un messaggio per cui la donna in qualche modo è responsabile o se l'è cercata o come era vestita. La mostra, come detto, è un'anticipazione del denso programma organizzato dal Comune di Viareggio insieme alle associazioni del territorio in occasione del 25 novembre. Ci saranno l'inaugurazione di 3 panchine rosse sul nostro comune e nella giornata del 25 saranno 2 invece gli appuntamenti promossi direttamente dal comune, uno che riguarda e coinvolge le scuole superiori del nostro territorio, verrà realizzato attraverso le associazioni Casa delle Donne, il Centro Antiviolenza e l'Associazione Donne per Strada, e sarà un incontro interattivo dedicato ai ragazzi e alle ragazze appunto delle scuole superiori. Invece il
pomeriggio, in collaborazione con la Camera Penale e l'Ordine degli Avvocati, vi sarà un convegno dedicato proprio ai temi della violenza di genere e la giurisprudenza su queste tematiche. Si chiude qua la prima parte di TG Giorno, tra poco la pagina sportiva.